Il disertore è una di quelle canzoni che riesce a farti venire i brividi perché con la semplicità di una storia esemplare racconta l'orrore e l'irrazionalità della guerra. L'autore è Boris Vian, nato nel 1920. Boris Vian non era solo un cantante, anzi si può dire che il ruolo di cantante era abbastanza marginale nella sua vita. Appassionato fin da giovanissimo di letteratura, scrisse romanzi, poesie, canzoni. Un artista multimediale, diremmo oggi. Era laureato in ingegneria, appassionato di jazz, suonava la tromba, amico di Duke Ellington e di Miles Davis. Scriveva canzoni rivoluzionarie per la Francia di quegli anni. Canzoni che furono portate poi al successo dalle grandi voci della canzone francese, come Juliette Gréco, per esempio. Malato di cuore fin dalla nascita, visse con la consapevolezza che la morte poteva arrivare da un momento all'altro e morì infatti all'età di appena 39 anni. Le Déserteur è la sua canzone più famosa. Scritta durante la guerra francese in Algeria, fu ovviamente censurata e gli provocò non pochi problemi. La sua traduzione italiana, di Giorgio Calabrese, è stata cantata tra gli altri da Ivano Fossati. Le parole della versione italiana sono non meno belle dell'originale francese, e questo è il motivo per cui Le Déserteur verrà cantato alternando strofe in francese e in italiano. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzare la gente più o meno come me. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Mia mamma e mio papà ormai sono sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie, il mio passato, la mia migliore età. Demain de bon matin je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro se vi divertirà. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
e dica pure ai suoi se vengono a cercarmi che possono spararmi, io armi non ne ho.